Hola guapi, qui abbiamo un bel rompicapo, cioè una carta con un foro e una moneta che, come potete constatare, è un po' difficile farcela passare, però noi confidiamo nelle nostre competenze, quindi ci proviamo lo stesso. Dai, mettiamo dentro, qui vedete la moneta fa cucù, cioè proprio dentro, non è che la moneta fa cucù e non passa, e non passa, perché è impossibile, cioè fisicamente è una cosa che non può accadere. Voi non pensavate mica che io avrei preso questa moneta così, l'avrei messa dentro la carta e poi dopo, con un po' di fortuna, cioè, riuscire a farla passare è impossibile, quindi non provate, non provate perché non ce la potreste fare. E com'è possibile? Com'è possibile? Ma è semplice, perché in realtà la moneta non passa da questo foro, non passa. Ma qui c'è un taglio. La carta non è piegata, vedete, proprio a metà. La parte dietro è un po' più alta di quella davanti, in modo tale che lo spettatore veda che effettivamente, anzi, non che veda, che abbia l'illusione che la moneta entri all'interno della carta, ma in realtà all'inizio c'entra per un pezzettino, ma poi fuoriesce subito. La posiziono con il pollice dietro all'altezza del foro, un po' di teatro e ta-ta! Tutti i passaggi, la carta col taglierino vi realizzate un foro di questo tipo o con le forbici, vedete io ho piegato la carta a metà, poi con le forbici zazzazzazza, una mezzaluna, così. La carta si apre, qui col taglierino, col trincetto, un bel taglietto. Una moneta che mi raccomando debba essere più grande del foro e siete a posto. Arion Tazzat, vi ringrazio, vi voglio omaggiare regalandovi qualche secondo di questo impareggiabile panorama. Grazie.